In occasione della 58esima giornata di preghiera per le vocazioni, abbiamo chiesto a Fra Francesco perché ti sei fatto frate. Ciao a tutti, sono qui per raccontarvi la storia della mia vocazione ed è bello poterlo fare in questo giorno perché la giornata mondiale delle vocazioni a me è cara chiaramente per due motivi. Uno, perché ricorda la mia vocazione, appunto la vita religiosa, e l'altra perché per tanti anni ho svolto il servizio appunto di animatore vocazionale, che è appunto quel ruolo così particolare che è quello di accogliere i ragazzi che chiedono di fare un percorso di discernimento. Ed è molto caro perché appunto occupa gran parte appunto anche della mia vita, la mia vita da frate. E così in questo giorno non posso non ricordare tutte le persone che ho accompagnato e che appunto sono ancora nel mio cuore, quelle che ci sono, quelle che sono andate via, quelle che hanno fatto altre scelte, eccetera. Perché comunque potrei dire che tutte queste persone posseggono una parte di me. È proprio con questa caratteristica che io riconosco che questa è la mia vocazione. Lo riconosco perché quando ho conosciuto i frati nel 1996 alla Verna, mi sono riconosciuto in un luogo che io non avevo mai visto, c'ero stato accompagnato da mia sorella, dove ho percepito non tanto un luogo semplicemente bello nelle sue forme, ma un luogo carico di un'esperienza di vita, un'esperienza di un uomo, che è San Francesco, che aveva lasciato tutto per Dio. E questa cosa per me era inconcepibile, incomprensibile. Perché? Perché io pensavo che la mia vita potesse avere un senso soltanto se glielo davo io, soltanto se riuscivo ad ottenere le cose che per me erano importanti, cioè ottenere una laurea in ingegneria, avere una posizione, essere qualcuno, fare dei soldi, avere un ruolo, ecco. Pensavo che potessi soltanto io ottenere le cose di cui avevo bisogno. E in quegli anni, gli anni in cui poi mi sono trasferito a Pisa per l'università, mi sono reso conto che alcuni semi che nei secoli, cioè negli anni precedenti, erano stati seminati appunto nella mia terra, stavano germogliando. Quali semi erano questi? Molto semplici. Io avevo fatto alcune esperienze in alcuni luoghi di volontariato, un ospizio, ragazzini di Chernobyl o del Sarawi che venivano a Piombino per passare l'estate, e un'esperienza con gli adolescenti in campo estivo, tutte cose molto molto semplici che magari tanti hanno fatto. Ecco, per me sono stati dei semi che sono stati piantati nella mia terra e in quegli anni sono germogliati. San Francesco l'ha aiutati a far germogliare. Perché? Perché ho riconosciuto che quelli erano i semi di piante molto belle, me ne sono preso cura, perché avevo visto che il senso della vita poteva esserci soltanto se quella vita che avevo ricevuto la donavo a qualcuno. E conoscendo i frati mi ero reso conto che mi stavo innamorando di un mondo che per me era un mondo molto molto lontano. Il dare la propria vita, il proprio tempo, le proprie energie, il proprio denaro a qualcuno era uno spreco. Le cose vanno tenute, vanno trattenute, perché poi un giorno potrai perderle, e allora la posizione si conquista. Invece pensare che il dare era l'unica cosa che mi poteva dar gioia è una cosa che ho scoperto in quegli anni lì. Ed è proprio così, è questo buon pastore di cui oggi celebriamo appunto la festa, e il Vangelo appunto di oggi ce lo dice, è un pastore che vuole attirarci con il suo volto bello fuori da un recinto. Ecco, il recinto per me in quegli anni era il mio pensiero, non erano assolutamente cose brutte ma cose molto belle, che però forse non erano troppo poco per me, non erano fatte per me, erano un recinto, perché io pensavo che mi sarei realizzato soltanto se fossi arrivato in fondo a cose che avrei ottenuto solo con le mie forze, appunto. Il Signore mi ha attratto con il suo volto bello e mi ha fatto capire che soltanto se Lui mi donava la vita ce l'avevo, soltanto se Lui mi dava il riflesso di qualche cosa di bello avrei avuto qualcosa di eterno, soltanto se Lui mi attirava e mi faceva innamorare di qualcosa che veramente valeva, la mia vita valeva altrettanto. Quindi, in poche parole, mi sono innamorato di Dio e della vita dei frati, e allora niente, mi sono avvicinato così, e le altre cose non sono diventate qualche cosa di brutto per me, sono diventate qualcosa che valevano meno, l'ho abbandonate, l'ho lasciate a se stesse e ho cominciato a sposare quella che per me poteva essere una vita più bella. Ecco, la mia vocazione è così, la vocazione di un ragazzo che si è innamorato semplicemente di Dio col tempo, della bellezza del darsi con il tempo, con gli anni, e si è innamorato del volto di Dio. Soltanto se il Signore ci attrae, soltanto se la sua bellezza ci invade e ci porta altrove, ecco, noi possiamo coprire la nostra vocazione. Tuttora è così, e la mia vita non avrebbe senso se non fosse dono. Il buon pastore è colui che dà la vita, ed è per questo che è bello.